Amici di Battista 70 Phone, ciao a tutti da Massimiliano alias Pigeon Blood. Oggi voglio provare insieme a voi un terminale che è arrivato sul nostro mercato un po' alla chetichella, a differenza invece delle attese che scatenò il suo predecessore e che segnò anche la rinascita in un certo modo della casa americana Motorola. Questa volta il Milestone 2, perché di questo che parliamo, è arrivato un po' sotto silenzio. Quasi che non fosse quel terminale così prestante e ricco di sorprese come era stato appunto il suo predecessore Milestone 1. Forse anche perché siamo rimasti nell'attesa che Motorola ci presentasse anche qua in Italia la versione global con un processore più potente. Questo terminale, il Motorola Milestone 2, è arrivato un po' così, è passato un po' sotto silenzio. Io devo dire, sono molto contento di averlo preso e adesso con voi andremo a scoprirne le qualità principali. Salutiamo il nostro nocciolino qui che ci fa da banner pubblicitario e vediamo subito la confezione che ci presenta il Motorola Milestone 2 con Motoblur. Allora, le differenze principali rispetto al Milestone 1 sono abbastanza importanti, anche se non così visibili. Si va dal cambio di processore, che è passato ad un ARM Cortex A8 da 1 GHz, al raddoppio della RAM, che è passata a 512 MB. La memoria interna è di 8 giga, nella confezione in dotazione viene data una micro SD da 8 giga e andiamo insieme a vederlo con voi. Lo tiriamo fuori dalla scatola, poi vedremo la dotazione del telefono che si completa, dicevamo, con una micro SD nella confezione da 8 giga. Niente di particolarmente innovativo per quanto riguarda il display, è un 850x480 di risoluzione, è un semplice TFT, ma devo dire che svolge bene il suo dovere. Nella confezione possiamo andare a vedere, non ci sono grosse sorprese, i caricabatterie, come vedete io non li ho neanche aperti, il cavo dati micro USB USB e un paio di auricolari che non sono del tipo in-ear, ma sono semplici auricolari con telecomando. Devo dirvi onestamente, non li ho mai provati, quindi non so neanche se da un punto di vista tecnico funzionino bene o male. Io generalmente non uso il telefono per ascoltare musica. Allora, eccolo qua. Avviciniamoci un po'. Così come il suo predecessore Milestone 1, ovviamente la caratteristica principale di questo terminale è la tastiera QWERTY, che come vedete è diversa da quella del Milestone 1 perché è sparito il pad dorato che c'era qui sulla destra per essere sostituito da delle frecce direzionali giù su destra e sinistra. Devo dirvi rispetto al suo predecessore che la tastiera è veramente veramente comoda ed ergonomica, poi vedremo scrivendo, e soprattutto i tasti sono bombati, quindi direi veramente veramente comodo. Peccato solo forse per i numeri in seconda funzione, ma evidentemente è stata una scelta dettata anche dalla necessità di contenere lo spazio. Allora, andiamo ad attivare il nostro terminale e cominciamo a parlarne. Il terminale ovviamente arriva con Froyo 2.2. Purtroppo, anche in questo caso, Motorola ha fatto la scelta di inserire un'interfaccia personalizzata che io ho praticamente eliminato in tutti i suoi componenti, ma che come vedete non si può eliminare completamente se non flashando alcune ROM che mi risulta essere già in preparazione su XDA. Scusate. I materiali del Milestone 2 sono veramente ottimi materiali, non ci sono scricchiolii di sorta, è cambiato leggermente lo stile rispetto al precedente, quello che era un vero e proprio scalino è diventato una sorta di raccordo curvo, vedete? Secondo me è molto bello, a me il terminale è sempre piaciuto anche nella sua versione precedente, quindi anche in questo caso non mi dispiace. Su questo lato semplicemente la presa micro USB per cavo dati e caricatore, su questo lato il bilanciere del volume e il molto comodo tasto della fotocamera, in alto il jack da 3,5 per gli auricolari e il pulsante di sblocco, blocco e accensione. Sul fondo il microfono, sul retro
la fotocamera da 5 megapixel con flash LED, una fotocamera senza infamia e senza lode. Se avete visto le foto che ho pubblicato qualche giorno fa, vi sarete resi conto che è nella media dei terminali di questo livello. Allora, dicevamo, Google nella sua versione 2.2 personalizzata da Motorola, e purtroppo abbiamo detto le case non perdono il vizio di inserire una propria interfaccia personalizzata, che poi al momento degli upgrade rilasciati delle varie versioni di Android OS creano soltanto dei problemi, perché è poi difficile adattare la nuova versione a quella che è la versione della Wii personalizzata. Andiamo subito a vedere, proprio per fare un confronto con l'ultimo telefono che io avevo recensito, che era il Desire HD, la parte telefonica di questo telefono e il suo audio. Mettiamolo in viva voce. Benvenuto in 3. Questo servizio è riservato ai clienti 3. Come sentite? Audio chiaro, 800, con l'altoparlante che, come il Maestro 1, è messo qua sotto. Direi che non ci sono paragoni rispetto a quello che è l'audio di altri terminali, e poi lo vedremo anche in seguito con la prova di un brano musicale. Torniamo nella home e dopo aver visto la prova dell'audio voglio subito farvi vedere come funziona la parte che caratterizza essenzialmente questo terminale, e cioè la tastiera QWERTY. La tastiera QWERTY che serve per scrivere molto velocemente. Per quanto mi riguarda, la preferisco alla tastiera virtuale per in virtù delle dita molto tozze che io mi ritrovo. È molto più semplice da utilizzare, e se andiamo a vedere anche nella scrittura non ci dà proprio nessun problema. Ciao a tutti gli utenti. Veramente una scrittura veloce, non si perde tempo. Dicevo, peccato soltanto per la numerazione in doppia funzione, evidentemente Motorola, per contenere lo spazio, ha dovuto fare questa scelta. Veramente una marcia in più la scrittura con la tastiera virtuale. Torniamo a zero. Volevo farvi vedere che, qualora voleste utilizzare invece la tastiera, mettiamo dritto, virtuale, prima parlavo di tastiera virtuale, mi sono sbagliato, volevo dire tastiera fisica, anche Motorola su questo terminale offre, come vedete, l'opzione swipe, che, se non la conoscete, permette di scrivere strisciando, ed è abbastanza veloce una volta che ci si è fatta l'abitudine, sulle lettere, senza mai, vedete, adesso io avevo già schiacciato la V, quindi in questo modo ha preso una parola per un'altra, però se io voglio scrivere ciao basta segnare, e la prima opzione che ci dà è subito quella giusta. Direi che, se non si vuole utilizzare la tastiera fisica, la tastiera virtuale di swipe, un po' come succedeva per il Samsung Galaxy S, è molto molto comoda e anche molto veloce, senza problemi da questo punto di vista. D'altronde neanche mi aspettavo ce ne sarebbero stati, proprio in virtù del fatto che la tastiera fisica offre una bella comodità. Aumenta anche un pochino il peso di questo terminale, che è di circa 170 grammi, è un terminale che in mano si sente, in tasca anche, ma alla fine poi neanche così tanto. Direi, a me piacciono i telefoni comodi, quindi che si sentono e che sia possibile maneggiare con una certa costanza. Allora, il browser è quello tipico. Allora, condividiamo la posizione, quello tipico di Froyo. Non ci sono nessun tipo di novità, non c'è nessun tipo di novità rispetto a quelli precedenti. Vediamo come si comporta. Devo dire che il display, pur essendo un TFT, non dà veramente problemi di sorta. Andiamo a prendere un sito a caso. Eccoci qua. In questo momento io sono collegato in wifi, sono collegato, vedete il tempo di caricamento è abbastanza veloce e siamo già sul nostro sito. Scrolling
che porta in un attimo fino a fondo pagina, a differenza per esempio di quello di iPhone che è un pochino più lento, questo è molto veloce e anche molto fluido. Devo dire, non ci sono ritardi dal momento in cui si aziona, tranne forse proprio, se vogliamo essere pignoli, un microsecondo. Ottimo pinch to zoom. Questo invece, in questo caso, rispetto all'azione delle dita, risponde con un minimo di ritardo. Adattamento alla colonna, ovviamente, e navigazione laterale, così come piace dire al nostro capo. Direi veramente, da questo punto di vista, un browser che si conforma perfettamente agli standard di Froyo. Permette la visualizzazione dei filmati in flash, anche se in questo caso si appesantisce un po', e di conseguenza sarà poi scelta dell'utente decidere se utilizzarlo o meno. Dicevo, ovviamente supporta la rotazione in landscape, come vedete, e anche in questo caso lo scrolling è decisamente buono, così come anche il pinch to zoom. Vedete l'adattamento alla colonna. Lo rimettiamo dritto, lo rimettiamo, usciamo da qui, e proprio per rimanere in ambiti di pinch to zoom e risposta al touch del display, andiamo a vedere una foto, che è l'unica anche che io ho, e poi eventualmente ne scatteremo, vedete, eccola qua. Anche in questo caso il pinch to zoom è veloce e senza grossi problemi. Dicevamo prima, la comodità di questo terminale è quella di avere il tasto della fotocamera laterale, che, tenuto premuto, avvia la fotocamera. Come vedete, andiamo a fare una foto del nostro nocciolino bianco nero, e con una prima pressione mette a fuoco, con una seconda scatta la foto. Andiamola a vedere. Come vedete, qui di fianco, scusate, c'è l'anteprima, eccola qua, vedete, in questo caso. Oltretutto il telefono restituisce anche un feedback tattile con una leggera vibrazione quando si va ad azionare il pinch to zoom. Direi nessun problema. Sempre per rimanere in ambito di display, possiamo anche andare a vedere. Ricordiamo che la Motorola offre come prestazione dichiarata quella della registrazione in HD a 30 frame per secondo. Il nostro capo Loris, il nostro admin, ha già verificato sul filmato che io feci e che pubblicai qualche giorno fa sul blog, che in realtà sono un pochino meno, siamo intorno ai 20-23. Devo dire invece però che la riproduzione in questo caso non sembra soffrire di grossi problemi. Andiamo a vedere il classico, sentite anche l'audio, molto molto chiaro, molto molto con alti cristallini e bassi molto molto nitidi. Come vedete, non ci sono scatti, non ci sono problemi di rallentamenti, e il video viene riprodotto senza la benché minima esitazione. Ma quello che stupisce è veramente l'audio, è possibile sentire tutti i particolari senza impastamenti e senza problemi di sorta. Come vedete, nessun problema da questo punto di vista. Giusto per rimanere in tema, andiamo a vedere anche come si comporta con i giochi. Il classico Asphalt 5, io non ho ancora scaricato la versione successiva, ma già in questo caso comunque il risultato è ampiamente soddisfacente. Eccolo qua, corsa veloce, un attimo per il caricamento. Io ho già provato prima a fare un minimo di prova prima di filmare il video, e vi devo dire che veramente, eccolo qua, vedete, fluido, senza il minimo scatto, senza problemi, e poi ripeto, con un audio eccezionale.
veramente eccezionale. Bene, a parte le mie abilità di pilota, possiamo lasciare perdere adesso e tornare alla nostra prova. Devo dire, ripeto, pur essendo un TFT, la luminosità e la risposta al touch di questo display è veramente, veramente buona. Non posso purtroppo, perché non ho nessun navigatore installato se non quello di serie, darvi un parere su quella che è, non l'ho ancora mai utilizzato, su quella che è, come vedete infatti addirittura il mio GPS è disattivato, la velocità di fix scusate del terminale. Come vedete il navigatore è aggiornato all'ultima versione di Google Maps, quindi c'è la possibilità di pronunciare vocalmente la direzione, e con tutte le ultime feature rispetto alla possibilità di ruotare la mappa con due dita. Ecco, come vedete ha già fatto e già effettuato il fix nonostante io in questo momento sia all'interno. Adesso non ricordo mai com'è la posizione. Vi posso dire, avendolo provato in una modalità demo, che anche in questo ecco, no, ancora il GPS in corso, non ha ancora fatto il fix evidentemente, aveva in memoria l'ultima posizione che era quella qui di casa mia, e comunque facendo la famosa prova inserendo una delle città dove è già attivo il servizio degli edifici in 3D, funziona tranquillamente senza grossi problemi. Bene, adesso qua all'interno ovviamente ci va un pochino di più, oltretutto la giornata è anche abbastanza nuvolosa, io non l'ho mai attivato e quindi è decisamente freddo in questo momento, quindi ci metterà qualche secondo in più. Possiamo anche lasciar perdere il discorso GPS, tanto senza la navigazione attiva ha poco senso. Credo che non ci siano grossi problemi, ma in tutta onestà non ho ancora provato nessun navigatore, quindi non vi posso dire. Le connessioni sono quelle legate alla micro USB, quindi ci permette di essere connesso al computer classico per lo scambio dati e la possibilità di caricare o meno applicazioni. Cosa altro devo dirvi rispetto alla parte... ecco, che mi stavo dimenticando, vi chiedo scusa, la riproduzione musicale. Allora, il telefono, come vedete, ha una serie di widget che fanno parte della dotazione di Moto Blur, che io ho lasciato proprio perché erano gli unici che avrei sentito, che avrei usato, scusate, e permettono in questo caso la riproduzione musicale. Allora, ecco, il terminale è anche fornito di radio che funziona ovviamente con gli auricolari. Andiamo sulla mia musica, i brani e... vedete, se supportato, il telefono mostra anche la copertina del disco e eventualmente anche, ci fosse stato, il testo della canzone. Come sentite, audio veramente superlativo. Sentite? Chiaro, uno dei migliori provati. Non esiste telefono in questo momento, secondo me, che abbia un audio allo stesso livello. Veramente, veramente buono. Ok, possiamo anche chiuderla qua. Direi che per quanto riguarda la riproduzione musicale non ci sono veramente, veramente problemi. La ricezione è tipica di Motorola, questo telefono non perde il segnale neanche in cantina, neanche in garage, non sono veramente mai andato in roaming, nella mia cantina sono rimasto con un attacco a disposizione e facendo la prova sono anche riuscito a navigare senza grossi problemi. E che dire? Il telefono ovviamente è la rivisitazione, una sorta di facelifting del vecchio Milestone 1, che però secondo me è da considerarsi ben riuscita e positiva, perché oltre a fornire birra, tra virgolette, al telefono per quanto riguarda la dotazione del processore e del, ecco vedete la sensibilità del touch è incredibile perché
appena appena sfiorato, fa subito partire l'applicazione. E vi dicevo, il discorso legato alla parte hardware più ricca, col processore da 1 GHz e il raddoppio della RAM, ha senz'altro fatto bene a questo telefono. Ha fatto, vedete anche in questo caso lo scrolling della parte applicazioni è veramente veramente notevole. Direi che in questo caso ci sono poche differenze rispetto scusate ai touchscreen più prestanti che sono stati provati sul nostro blog, sia dai nostri utenti che dallo stesso Loris, per quanto riguarda soprattutto in quest'ultimo periodo i terminali Windows Phone 7. Non esiste veramente nessun lag dal momento in cui si imposta il passaggio. Vedete, anche questa è una personalizzazione Motorola e può piacere o meno, ma insomma, anche questi sono alcuni widget Motorola. Ovviamente all'accensione del telefono chiede di aprire un account Moto Blur. Il Moto Blur è una sorta di htcsense.com, nel senso che permette la localizzazione del telefono, eventualmente la cancellazione dei dati dal remoto e quant'altro offrono questi servizi di cui l'antesignana è stata Apple con il suo Mobile Me. Veramente un ottimo touchscreen, veramente un'ottima risposta. Chiudiamo col dire che il telefono costa 470 euro, direi nella media per i terminali di questo livello, ma in più la feature di questa splendida tastiera QWERTY giustifica ampiamente, secondo me, l'acquisto di questo terminale. Alcuni di voi sui primi commenti relativi alla pubblicazione delle foto mi chiedevano se le differenze sono tali da far sì che si possa decidere di cambiare il Motorola Milestone 1 con questo Milestone 2. Io dico di sì, forse bisognerebbe fare il confronto, averlo a disposizione con il Droid 2 Global o il Milestone Global, come lo vogliamo chiamare, ma che peraltro, a parte qualche utente che è riuscito a entrarne in possesso, sul nostro mercato non si è ancora visto e non sappiamo ancora bene come funziona. Certo, la feature del processore a 1,2 GHz deve dargli parecchia benzina in più. Insomma, io ve lo consiglio, è un altro terminale che forse questa volta rimarrà qualche tempo in più dei soliti pochi mesi fra le mie mani, e con questo vi saluto e vi auguro buona serata. Ciao da Massimiliano, alias Pigeon Blood, per Battista 70 Phone. Ciao!